Ci sono cose che si riconoscono dal sapore che lasciamo la prima volta. Dove non importa se sei di fronte al mare o chiuso in casa. Il suono urban, hip hop, R&B, crossover sono la colonna sonora di un battito simile. Dal gusto buono, ma fatto da diversi ingredienti. Quello che puoi riconoscere è il sapore. We Got Flavor. Su For Music TV con DJ Master 5. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Partiamo con una base un po' hardcore. Quello che state vedendo e ascoltando è We Got Flavor, il programma di BM Records e Rabbids. È diventato un programma perché noi abbiamo iniziato a fare queste dirette dalla nostra quarantena, tutti chiusi in casa, ma alla fine abbiamo deciso di dire vabbè, sai che c'è, noi ce la facciamo e ce la cantiamo e ce la ghigniamo con i nostri amici che intervengono in diretta. We Got Flavor, non sono da solo, con me in questo viaggio ci sono anche gli amici che hanno cominciato le dirette con noi, che sono Strike the Head. Ciao ragazzi. Ciao Strike. Benvenuti a We Got Flavor. Poi abbiamo Aiko Red. Bella, ciao a tutti. E poi con noi è connesso Stritti, fin dall'inizio, che ci seguirà. Peace, love, unity. Che sarà la nostra risorsa di quando c'è qualcosa che per darci un tono vogliamo far finta di sapere, lui ci conferma se abbiamo azzeccato oppure no. La buttiamo in cacciara così. Allora ragazzi, come vedete abbiamo trovato anche un programma abbastanza ideale per riuscire a fare queste dirette. Anche la qualità delle immagini dei nostri soci, amici connessi da casa sono molto meglio, assai di più. Oggi abbiamo connesso con noi, si connetterà con noi intorno alle 4:15, come promesso, il nostro amico Claver Gold, il quale è uscito in questi giorni proprio con un pezzo nuovo insieme a Morubutu, un progetto diciamo non annunciato perché era, tra virgolette, mettiamola un po' segreto. E hanno buttato fuori un singolo, insomma, per dire uscirà questo album in copia fisica appena il tempo ce lo permetterà. Invece poi avremo anche la rubrica della musica che arriva da Oriente di Strike. Natasha ci coadiuverà con un po' di domande, insomma ci aiuterà anche con i nostri amici dei social che scrivono, che intervengono, eccetera. E Stritti poi avrà la sua rubrica delle, che non lo sai, quelle cose che dovresti sapere se sei appassionato di questa musica, nello specifico di musica hip hop, soul, R&B. Abbiamo messo in mezzo anche l'urban, anche perché ci sono progetti prettamente strumentali che si vedono in questa, diciamo, in questo genere, in questo sottogenere, in questa qualifica, e li butteremo anche in mezzo. Insomma, io vi ho asciugato abbastanza. Siamo sulla pagina di BM Records, siamo sulla pagina di Rabbids, e dovesse cadere per qualche motivo, soprattutto di copyright, la nostra diretta dai nostri social, vi invito a spostarvi su formusic.tv. Lo vedete scritto nel nostro post, potete cliccare sopra, ci vedrete, continuerete a vedere la diretta. Allora, visto che prima stavamo vedendo la programmazione di For Music, Strike, a un certo punto dici: ma quello è il mio amico, è Anzo. Esatto, infatti con il mio sommo stupore e piacere ho visto questo video di Anzo Reiza insieme a Jim Nusagi, quindi c'è un bel collegamento anche con la mia rubrica. Insomma, dal Giappone anche a Londra c'è stata questa commissione. Non tutti sanno che gli scratch alla fine del brano International sono di DJ Picat from Suissa. Grande, allora ce lo andiamo a ascoltare, così lo facciamo come proprio prima traccia per partire proprio a bomba, anche perché la traccia merita veramente. Quindi fai l'annuncio ben fatto, Anzo Reiza. Ci andiamo a ascoltare Jim Nusagi di Anzo Reiza, e Jim Nusagi è DJ Picat. Siamo a
sorry, tough. Raps travel like a sorry gum. Attacking a cop, I'm gnarly cuz. Crushed like the Marley pop. Ram the RC stop. Get your party rushed and be in parts. Then I pop, partly huff. Hardly Tom Hardy lawless. Rag full flawless. Rag through floors like glaciers. A cyborg jacks make a spankboard snap. Man Connor fought the crack like safe in the bank. You're not safe in the back. The track batter rang out of the depths of the darkness. T-Rex off the harness. Enhance the Godzilla. Then I plant them what the thriller. Man called Jarro, not the killer. Drop the driller, screw their brains out. Wage down bets on the rage bout. Raise about hands on be win. Then it's steak and stout and yakisoba. Angie Roma, Floyd Patterson. Them out their baggy trouser, trouser whatever. I'm Blacky Conan, dragging Shogun. Then dashing them into the ocean. Hop aside and I'm beside myself. I ride the stealth, sneak up my mags and wrap the health. From the glow, spit hell for the low. Jeff low for the flow from get go. You better let go and let us blow like the gin men. Gin men, yeah, with the gin men. Ah, hand zombie and the gin men. The soggy, yeah, with the gin men. Gin men, gin men, yeah, with the gin men. Gin men, gin men, yeah, with the gin men. Ah, gin men, yeah, gin men. Gin men, gin men, yeah, with the gin men. Hand zombie and the gin men. The soggy, coccolo, a khaki, tahata, a yellow. Got gin men, the soggy, kita, cotoneno. Sole, o core, tenso, imano. Hayali wa skinny jeans tato tai tai hands a race ato tsukuru mekka jisato bashi nagaruru orera no data kurushu nai yoki ni hakarai yondo koro nashi ni hile fusta ke paki mitai ni saki tobashi petai agale hakai sere ore no kashi mo najiku hamare nai waku no houga oku chotto kurai te wa kusore nai pride no mochinushi dakara usai so. Zombie, Shinobi Squad, Jimenezagi, Lil High Who, yeah, this is how we do. Eccoci qua, ritornati in studio. Stavamo dicendo che il video è proprio figo. Cioè, Super Street l'avranno fatto col cellulare giapponese, ma è molto molto bene. Allora, aspetta un attimo che apriamo qua gli audio. Ci siete, ragazzi? Non ci sono. Ci sono, aspetta un attimo, 3, 2, 1. Eccoci qua. Avevo sbagliato tasto. Sì, ci siamo, ci siamo. Ci stavamo godendo appunto il pezzo di Hanzo Reiza che spacca un sacco. Grande, veramente gasa tantissimo. Diciamo preludio della tua rubrica dei pezzi orientali. Oggi la quota strike è, diciamo, siamo al 63% strike. Dai, facciamo così. Sì, sì, sì. Abbiamo raddoppiato un pochettino. Ci sta. Poi, a prescindere dalle rubriche, quando c'è un pezzo che ci piace, che spacca, giustamente, che è nel giusto flavor, noi lo mettiamo in onda. Yes, cos'è che volevo mettere prima? I Beat Nuts, d'accordo. Magari adesso me li vado a cercare nella prossima pausa e vediamo di metterli in mezzo. Stiamo tentando di riuscire a agganciare la linea anche con un nostro friends, un nostro brothers di crew, che è Mauri B, che è a fare la spesa. Secondo me è una scusa solo per uscire, perché lui non mangia mai, quindi non, comunque in questo periodo di quarantena uscire a fare la spesa aumenta la propria street credibility, perché vai contro la legge. Esatto, un po' nel pericolo. Intanto vorrei fare dei saluti, già che ci siamo, visto che comunque abbiamo parecchio affetto ai nostri ascoltatori. Nicola Falciano, che dice bentornati, lo ringraziamo, che lui tutti i giorni
ci guarda, Stefania Castino, che salutiamo, che siamo anche su, ovviamente avvisa che siamo anche nella pagina Facebook di For Music TV, quindi condividete, salutiamo anche Marisa. E insomma tutta la bella gente che ci sta ovviamente guardando. L'invito di condividere è esteso a tutti quanti, quindi se ci condividete nei vostri profili riusciamo a arrivare a più gente, la gente possibile. Allora andiamo sulla pagina anche di Rabbids per vedere chi è connesso e chi ci saluta. Lanciamo questa challenge, allora chi ci condivide di più gli mandiamo il link per potersi connettere con noi direttamente in trasmissione con i nostri ospiti. Allora, visto che Nicola è quello che fin dal giorno zero è affezionato, magari ci scrive in privato sulla pagina Facebook il suo numero di telefono, oppure attraverso la pagina Facebook gli mandiamo il link per entrare in trasmissione e salutare direttamente Claver Gol con noi. Allora, stiamo andando sulla pagina anche di Rabbids, eccoci qua sotto la nostra diretta. In questo momento non abbiamo ancora commenti, ma si stanno connettendo un po' alla volta, anche perché lunedì pomeriggio, che sia in quarantena che sia le Bahamas, è sempre lunedì. Che lunedì per tutti è sempre un po' dura, anche se il giorno prima siamo rimasti a casa e oggi rimaniamo a casa. Comunque partono, il mondo parte sempre il lunedì, ragazzi. Allora io mi ero preparato questo video da giocarmi quando si connetteva il buon Mauri, però ce lo giochiamo adesso e ce lo ascoltiamo, anche perché è un pezzo per cui secondo me vale la pena di spingere, nonostante sia uscito un po' di tempo fa. È un'ottima prova di DJ Fede e del suo team di produzione. Il pezzo si chiama Kafka e ha come featuring proprio Mauri B, e quindi ce lo andiamo a ascoltare. Vai Mauri. Ayo. Metamorfosi, così. DJ Fede Mauri. Pensa se un giorno mi svegliassi e fosse già tutto diverso, ogni cosa attorno andasse per il giusto verso. Non più preoccupazioni, ambigue situazioni, dilemmi complicati e certa gente tra i coglioni. Vorrei prendere e partire, non sapere manco bene dove. L'unica certezza è che domani sarò altrove. Occhiali da solo, un bagaglio manco poi pesante. Quante volte sparirei da questo mondo stressante? Io e te ed un biglietto verso l'infinito, la destinazione è ancora un luogo indefinito. Lasciarsi alle spalle, lavoro, lo stress quotidiano, partire lontano con un piano c'è limite umano. Seguimi, sarebbe già incredibile svegliarsi nel tepore di una spiaggia sotto un sole irresistibile. Dimmi che ci credi quanto me, quindi partiamo, non ci ricorderemo manco adesso come stiamo. Saremo vittime di una metamorfosi come Kafka. Saremo artefici del nostro mutamento, questo è il mantra. Saremo liberi agli antipodi, free your karma. Carnefici dei nostri fallimenti. Un bancomatto illimitato sarà l'unico bagaglio. Un credito infinito, questo è l'unico dettaglio. In infradito all'aeroporto con aria distratta, una secca di siga, costume e tatuaggi canotta. Pensa se potesse essere vero anche soltanto per un giorno, sparire senza alcun ritorno. La realtà sarebbe porno, il resto un contorno. Vivere per credere di essere in un sogno. Dimmi quale prezzo la felicità e in quale dimensione il nostro corpo avrebbe piena libertà. Su che pianeta il nostro avatar si adatterebbe, quale sistema il problema risolverebbe. Penso che in fondo è partito tutto da un'idea e potremmo essere solo la realtà che ci si crea. Yeah, se sei con me unisciti a questo viaggio, la vita è una e siamo solo di passaggio. Saremo vittime di una metamorfosi come Kafka. Saremo artefici del nostro mutamento, questo è il mantra. Saremo liberi agli antipodi, free your karma. Carnefici dei nostri fallimenti. A volte basta un giorno solo per cambiare, ripartire, ricominciare, essere liberi, tornare a volare. Come protagonista del tuo film personale, dove immagini la trama, le comparse più il finale. Come me che ho immaginato di sparire al volo con un sacco di cash, veloci come Flash. Essere ciò che immagini, riflettere attitudini, stravolgere cattive abitudini, apre voragini. I limiti sono solo un'illusione, perché un uomo che non sa sognare è una speranza che muore lentamente. La libertà il pensiero apre la mente, riattiva il corpo, riapre un cerchio, conseguentemente tira il dado. Il futuro è l'Eldorado, se vedi un
una farfalla, non pensi che è stato un verno al primo stadio. DJ Fede pompa il beat, Mauri B segue il Dharma, ispirazione di una metamorfosi come Kafka. Saremo vittime di una metamorfosi come Kafka. Saremo artefici del nostro mutamento, questo è il mantra. Saremo liberi agli antipodi, free your karma. Siamo carnefici dei nostri fallimenti. You bastard, you bastard, you bastard, you bastard, you bastard. Quanti hanno fatto un mutamento, una metamorfosi come Kafka? Ha parlato anche di karma in questo pezzo Mauri B, dove spesso rientra nella filosofia dei testi di Mauri, il nostro mistico astratto, poi il nostro mistico poeta astratto, ecco. Il nostro poeta dell'inconscio. Mia, che pesantezza queste così. Allora ragazzi, visto qua, diviso per 4, guarda, sembra quasi una cosa seria. La nostra connection sembra un gioco a quiz. Allora, aspetta, la indovino con 3. Allora, abbiamo la concorrente alla mia sinistra, ecco qua, Natasha. Sei pronta con il tasto? Funziona? Ok, perfetto. Mentre qua sotto abbiamo il nostro amico Stritti. E poi un attimo, aspetta, che busso. Dai. C'è qualcuno qua sotto? Io sono qua. Sei underground, per quello sei lì sotto. Sì. Più underground è patana, come diceva Clementino. Allora, intanto non vedo ancora Claver davanti alla telecamera. È connesso, ma non è ancora davanti alla telecamera. Vediamo se lo imbazziamo così in mezzo. Ok, non c'è ancora, lo ritiriamo indietro. Appena rispunta ritorneremo. Dunque, abbiamo avuto modo di vederlo live, Claver qua a Torino. E lui spesso nel live parla del suo, diciamo, approccio più hardcore, e gli piacciono gruppi come Jedi Mind Tricks, quelli diciamo un po' più, è proprio più che hardcore, non mi viene, underground hardcore, però quello ancora boom bap con tanto di campione. Avevamo proprio parlato dell'approccio un po' di giorni fa di Verdi Rap, e purtroppo proprio questa settimana, alla fine di questa settimana, hanno fatto l'annuncio che l'edizione 2020 non ci sarà, quindi proprio del contest, proprio per tutti questi problemi vari, perché un contest, essendo ufficiale anche della città di Parma, quest'anno non potendosi muovere per tempo con tutti i mandi per riuscire a tirare fuori i soldi, perché gli artisti che sono coinvolti, soprattutto quelli del contest, hanno pagato albergo, vitto e alloggio e viaggio, quindi non essendoci questi fondi e non potendo fare le domande proprio in questo periodo, hanno preferito spostarla al 2021 proprio come edizione del contest. Appena ricevuta la notizia, però, ci siamo mossi, diciamo, fra i vari addetti lavori che sono stati coinvolti in queste passate tre edizioni, e annuncio qua, non lo sanno neanche le organizzatrici, che sono Chiara e Cristina, a settembre, se tutto va bene come deve andare, faremo poi a Parma una bella jam con tutti i partecipanti delle tre edizioni, per riuscire a dare questa continuità a questo bel contest. Dicevamo che ultimamente proprio la musica rap, la scrittura rap, si sta avvicinando parecchio a quelle che sono le strutture linguistiche, lessicali proprio dell'italiano, insomma del racconto. Scusa, stavo leggendo, ci hanno scritto che sei tagliata nell'inquadratura. No, ma adesso sei spuntata bene. È in base a come viene spostata lo schermo, lo dico al nostro amico che ci stava seguendo. Dicevo, si stava parlando di questo, e abbiamo fatto proprio riferimento a questa collaborazione tra Claver e Murubutu, che hanno preso come spunto un racconto dantesco, riprendendolo dalla Divina Commedia. Nel frattempo che aspettiamo che si connette Claver, non so quanti di voi sanno che lui ha questo retaggio da freestyler, ha partecipato alle prime edizioni delle tecniche perfette. Sì, nel 2 se le ha anche portate a casa come vittorie nelle Marche, se non erro nel 2005. Nel 2005 a pari merito con Kenzi, infatti Kenzi potremmo imbazzarlo oggi, così spunta, magari fanno, come si dice, la
la rivincita sarebbe epico. 13 sarebbe anni dopo epico. Tra l'altro eravamo proprio ad Ancona, in un barretto, il Termos si chiamava? Sì, il Termos in centro. Era proprio sotto, c'era anche la spiaggia, tra l'altro, era una cosa abbastanza... Allora era al Passetto. Al Passetto, perché, bravo, bravissimo. Una volta è stato al Termos e una volta su al Passetto. E lì l'abbiamo... non mi ricordo bene chi l'avesse organizzata adesso, forse l'ha organizzata come si chiama? Di Costa Nostra adesso, Jack di Costa Nostra. Sì. Quel giorno finì pari patta tra loro due, però questa cosa del freestyle l'ha sempre mantenuta comunque. È uno di quei artisti che amano ancora portare avanti questo retaggio dell'improvvisazione, quindi un MC a tutto tondo. Direi che a sto punto, visto che abbiamo parlato di MC, c'è un pezzo che lui ha realizzato con un altro partecipante del Tecniche. Lo so, raga, che sembra che facciamo quelli diciamo autoreferenziali, però veramente tanti MC sono passati dal palco del Tecniche, ed è anche questo uno dei motivi per cui li buttiamo in mezzo alle nostre dirette di BM Records. E uno di questi è stato finalista più di una volta per quanto riguarda il Lazio, il suo nome è Rancore, e hanno fatto questa collabo. Ce l'andiamo ad ascoltare, e queste sono Clever Cold. Aspetta, e qua stavo facendo partire una cosa per un'altra. Aspetta. Dove siamo? Me la sono persa. Non è questa? È questa, perfetto. Andiamo ad ascoltare Claver insieme a Rancore, i due MC freestyler in collaborazione. Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso, dov'è il suo sorriso? Non c'è il
raccontava spesso la storia di suo fratello. Non era arrabbiato con lui, non più perlomeno, visti gli anni passati. Suo fratello lo ha abbandonato nel momento in cui lui e sua madre ne avevano più bisogno. Non mi ha mai detto perché, ma io sapevo che non era mai a casa perché girava il mondo per lavoro. Quello che mi ha detto, però, è che ciò che affrontiamo ci mette davanti ad una scelta. E sono le nostre scelte, giuste o sbagliate che siano, a fare di noi ciò che siamo. Abbiamo tutti la possibilità di fare la scelta giusta, e lui ha scelto la parte migliore. Su questa chitarra così, come si dice, un po' melanconica, ci siamo riconnessi. Come vedete, vedete spuntare un figuro alle mie spalle. Lui è Davlaz, si nasconde perché non si può, è una cosa, stiamo facendo cose molto gangsta, molte cose vietate in questi giorni, tra cui anche stare un metro più vicini. Ciao Davlaz, ci vediamo. Davide anche lui è venuto a fare la spesa, perché lo ripeto sempre, per chi non lo sa, il nostro studio è all'interno di un centro commerciale, facciamo musica underground dentro il posto più commerciale che c'è qua a Nichelino. Dentro questo centro commerciale si chiama i Viali Social TV, lo studio, e il centro commerciale si chiama i Viali Shopping Park. Abbiamo proprio appena esaurita la coda oggi. Faccio questa cronaca ogni volta di quanta coda c'è per la gente che va a fare la spesa. Insomma, si è connesso con noi ed è per questo motivo che sono anche in primo piano, per fare un pelino di più sorpresa, il nostro super ospite di oggi, che è proprio Claver Gol. Quindi applauso anche per lui. Hai visto, mi sono anche organizzato con gli effetti, sono troppo avanti, ragazzi. Allora, grazie Claver di aver accettato, insomma, di partecipare. E la prima domanda che ti volevo fare, perché siamo tutti curiosi da quando ti sei connesso, come mai hai deciso in questa quarantena di diventare coez? Devi vedere con gli occhiali da sole. Esatto, vedi? C'è un po' di barba, e vedi, la barba fa subito coez ultimamente. Ma già che siamo riusciti ad accorciare un po' i capelli in casa, è stato un'impresa, eh? Vedo gente alla Castaway. Un passo avanti, è vero, c'è ormai la barba. Guarda, perché Stritti l'abbiamo cazziato la settimana scorsa, se anche lui avrebbe la barba. Ho tagliato tutto. E tra l'altro invece Natasha dà il buon esempio, vedi, lei è proprio pelle liscia tutte le mattine. Ricrescita. Allora Clavere, come te la stai passando questa quarantena, oltre alla gente che ti imbazza in dirette, per riuscire a passare un po' il tempo, insomma? No, bene, perché tanto non sono un grandissimo viver, quindi vivevo già abbastanza in casa, quindi per me non è stato un grande dramma, però probabilmente per chi era uno che usciva spesso, faceva serate tutti i giorni, deve essere un trauma, ecco. Io uscivo quando avevo i live, un'altra volta a settimana, a dir tanto, quindi... Sto bene, io psicologicamente sto bene, c'è sicuramente chi sta peggio di me. Noi lo diamo, come si dice, è una roba che ripetiamo sempre, soprattutto io, cioè è un toccasana per la mia misantropia, lo dico. Infatti dico sempre, faccio il DJ perché sto in console, così almeno non devo stare in mezzo alla bolgia. Tra l'altro, cosa farai finita questa quarantena? Perché io sarò a casa chiuso per 30 giorni, subito dopo. Vediamo quando finirà, poi magari riusciremo a fare qualche live, che è un po' che siamo fermi, ci farebbe piacere. E non lo so, ripartiamo con una vita normale, dai. Beh dai, ci proviamo. È vero che stai a casa, non vai in giro la sera... Dobbiamo dare il buon esempio alle 4 del pomeriggio. Allora, per andare avanti c'è Natasha, che da buona professionista si è preparata delle domande per te, e quindi comincerei a dire: spara Natasha. Allora, sono lieta intanto di annunciarti che sei l'artista più seguito dagli ascoltatori di Rapid Radio. Intanto, okay, grazie mille, fa piacere, saluto tutti i ragazzi, le ragazze. In pratica sono 8 settimane che sei in classifica. Beh, fantastico. Sì, esatto. Controllarla con Product of the 90s di DJ Fede.
così mi pavoneggio un po'. Dove posso vederla? Sul sito di rapbeatsradio.com. Dopo ti passo il link delle posizioni precise. Invece poi le altre due, quali sono, Natasha, come posizioni? Invece le altre sono Bimbi Sperduti di Mother e Acciughe di Brain. E non ultima, cioè ultima ma non ultima in realtà, perché è arrivata prima questa settimana, e Paola e Francesca, che hai fatto insieme a Murubutu e a Genova. Ok, grazie, grandi. Volevo sapere presente. Un po', insomma, raccontaci di queste tue collaborazioni. Beh, con Mother e Brain ci conosciamo già da tantissimi anni. Mi ricordo che abbiamo iniziato a fare le prime collaborazioni a Bologna durante il periodo del XM24. Da lì ci siamo conosciuti, abbiamo approfondito la nostra amicizia, abbiamo fatto vari live insieme, dei pezzi sul disco mio, sul disco di Brain, il disco di Mother, quindi ci conosciamo già da tantissimo. Mi fa piacere, infatti li saluto, sono dei bravi ragazzi. Invece con Murubutu è nato tutto in un altro modo, non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti sempre quel periodo di Bologna, e poi è stato tutto un crescere, siamo diventati amici, poi c'è una stima reciproca che ci lega e ci ha fatto affrontare questo nuovo disco, questo nuovo percorso insieme. Oggi gli hanno hackerato il profilo a Murubutu, è stato hackerato il profilo Instagram da dei turchi, è fantastico. Sono sempre gli stessi dell'Inps, io penso. Sì, esatto, sono loro, sono loro. Anche perché so che avete fatto la richiesta all'Empals, che anche loro dovevano erogare qualcosa. Però ti chiedono se hai fatto almeno 256 serate all'anno. Esatto, se no non vale. Se no nulla. Intanto un commento dal pubblico, c'è Stefania che dice: Clever ha fatto un album da paura, dovrebbero darlo di default come testo scolastico. Grande, applausi, grazie. Gli applausi ci vorrebbero. Prima di lanciare la seconda domanda di Nati, a questo punto, per ricollegandoci al disco con Murubutu, chi è Dante e chi è Virgilio dei due? Allora, l'idea nasce da me, che volevo intraprendere questo viaggio con lui, che lo vedo come un maestro del rap e non solo, anche perché lui come lavoro fa il professore, quindi è già un maestro. Quindi ho chiesto a lui di farmi da punto di riferimento per questo disco, quindi noi rivediamo più le nostre figure come la mia di Dante e la sua di Virgilio, senza minimamente volerci paragonare a loro, soltanto metaforicamente. Beh, ci sta, effettivamente. Bello, complimenti. Grazie. Invece tu, Nati? Ah, io sì. Parla la bomba. No, allora, so che a un certo punto della tua vita ti sei trasferito a Bologna. Volevo sapere appunto che ruolo ha avuto questa città nel tuo percorso artistico. Ok, allora, Bologna è stata fondamentale per la mia crescita artistica, tantissimo, è stato un cambiamento epocale, perché io venivo da una città piccola, Masta si ricorda sicuramente che facevamo le battaglie di freestyle, facevamo il rap, ma era un po' di nicchia, era difficile uscire, al periodo si poteva uscire fuori dalla propria provincia con le battle. Quindi ho iniziato un po' così da Ascoli a fare battaglie di freestyle, a fare rap in strada, insomma. Tra l'altro raccontavo anche che sei uno dei pochi che ancora nel live ci butta in mezzo un po' di freestyle, insomma questa attitudine la porti ancora avanti, quindi non solo rapper ma completamente sì, ma io sono arrugginito, ho sentito dei colleghi che ancora sono in forma, l'altra volta abbiamo sentito Mischilla alla finale del Tecniche, che è ancora in grande splendore, infatti gli ho mandato un messaggio e gli ho detto che ha spaccato tutto. Io sono arrugginitissimo, però ogni tanto qualche rima la faccio ancora, anche con gli amici la sera quando ci facciamo un paio di birre, facciamo due rime. E poi dicevo, da Ascoli sono andato a Bologna, ho fatto l'università, ho studiato, mi sono laureato all'Accademia delle Belle Arti. Nel frattempo ho iniziato a incontrare tutti i personaggi di Bologna che facevano il rap in quel periodo, da una parte della porzione massiccia a una parte, vabbè, più o meno quasi tutta la porzione massiccia, Fuoco negli occhi, Scesa nel raggio,
comunque tutta la scuola di Bologna, di DJ Luggi. Quindi da lì è stata sia una grande spinta farsi conoscere un po' nel rap da tutti questi personaggi e soprattutto avere dei palchi un po' più importanti come quello dell'XM24 dove sono cresciuto, che è un centro sociale che adesso non c'è più ma è stato famosissimo, e da lì quindi con collaborazioni è cambiata tutta la mia vita. Quindi sei passato da Claver a Claver Gold. Claver Gold, sì. Assoluto questo passaggio qua. Allora, visto che... Scusa, Strike, vai pubblico, pure. Scusate l'interruzione. Dal pubblico una domanda appunto per Claver. Emanuele chiede: ciao Claver, ma da dove hai tratto la citazione "ho l'innocenza in faccia come Jeffrey di Milwaukee"? No, in realtà non è una citazione, cioè nel senso solo Jeffrey di Milwaukee è la citazione della rima, cioè l'innocenza in faccia è paradossale, no? È un paradosso, non c'è innocenza nel volto di Jeffrey di Milwaukee, che era il mostro di Milwaukee. E quindi è per chiudere la rima, era perfetta, no? Era Toki, Rocky, Giochi e Jeffrey di Milwaukee. Ho il fuoco negli occhi. Fuoco negli occhi. Yeah. Salutiamo Spitti che... Ciao, super apoca. Allora ragazzi, io manderei allora a questo punto il pezzo di Claver con Murubutu e poi dopo le ultime domande, perché poi Claver ci deve salutare, è super di fretta, quindi ci ascoltiamo Murubutu e Claver. Grandi. Fuoco nel destino e ci scottammo già dal primo giorno. Tu sei partenza ma senza ritorno, luce nel tropico del Capricorno che regola il caldo ed il gelo nel mondo. Perché eravamo la stessa persona, principi senza corona, il tuo ricordo mi abbandona, il tuo profumo si fa spillico che d'ossessione, amor che nulla amata mar perdone, ti amo come allora. Ma qui l'inferno ci ha rubato il tempo, ci ha abbandonato dove sempre sera. Io che mi esprimerò solo piangendo e tu parlerai di te come Ginevra. Ed ora scusa
scusa ancora se ti ho amato in un rapporto complicato dove non esiste il fatto. Perché un amore vero non può essere giudicato come il nostro primo bacio, tentazione e poi peccato. Resta con me, anche se non c'è un domani, resti per me. Super d'atmosfera il pezzo, ritorniamo qua in studio quasi con la nostalgia di doverlo risentire da capo perché è veramente un pezzone, complimenti veramente. Allora ragazzi, nel frattempo siamo riusciti a ripristinare una connessione che volevamo buttare in mezzo fin da subito, quindi anconetani, marchigiani e abruzzesi alla riscossa, ecco che spunta il nostro amico Kenzie. Ciao Kenzie, come stai? Oh, Kenzie, forse non ti funziona il microfono, ce l'hai ammutato, devi... Ah, no, scusate, sempre colpa mia. 3, 2, 1, eccoci, ciao Kenzie. Eccoci. Scusami. Allora, come andiamo? Hai finito di fare la spesa anche tu? Oggi ho comprato l'uovo di Pasqua con la sorpresa dell'NBA. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, abbiamo, come vedi c'è Claver connesso con noi e quando gli ho detto che purtroppo non ti potevi connettere è partito in quarta a insultarti come un matto. Quindi dobbiamo fare dobbiamo rifare questa famosa rivincita che era finita pari e patta 13 anni fa, adesso la facciamo qua online così. Rivincita da quarantena. Allora, una cosa che ovviamente ti vogliamo chiedere tutti, Claver, è come è nata questa collaborazione con Giuliano Palma, oltre a quella con Burubutu. Un attimo che saluto il nostro amico che si è appena connesso, che ci può sentire ma non possiamo ancora mettere in mezzo, è una sorpresa che faremo per gli ascoltatori, vedo che si è connesso. Se ci senti, amico, fai un cenno con la testa. Ok, ci sente, perfetto, alla grandine. Dicevo, com'è nata questa collaborazione? Scusa Claver se ti ho interrotto, ma devo dare delle indicazioni tecniche in tempo reale. È il bello della diretta. Allora, mi dicevi che con Giuliano Palma vi scrivevate da piccoli e siccome vi piacete a vicenda ha deciso... Piccolo e lui già era Giuliano Palma, no. Praticamente avevamo bisogno di un paio di voci nel disco che rinfrescassero un po' il sound, quindi ci siamo spinti oltre le nostre conoscenze per poter avere all'interno del disco Giuliano Palma, che ci faceva molto piacere, lui e Davide Shorty, perché avevamo questo problema che il disco fin dall'inizio fosse troppo cupo, già le argomentazioni non sono allegrissime. Quindi poi a renderlo veramente anche tutto dark a livello di sonorità ci poteva sembrare pesante, invece con Giuliano Palma e Davide Shorty abbiamo cercato di dare una ventata d'aria fresca al disco e speriamo di esserci riusciti un filo, ecco, di non aver appesantito troppo un argomento già pesante. Anche perché poi sappiamo benissimo, e non è una battuta di Masta Five, che Murubutu e Lieto Fine nella stessa frase non si possono. No, si sono mai sentite. Praticamente. No, stavolta erano tutti già morti, quindi non poteva morire nessuno, no? Su questa collaborazione sicuramente. Allora, Natti, hai una domanda da fare prima che passiamo poi ai vari collegamenti? Ma sì, tornando ai featuring, qual è l'artista con quale vorresti collaborare e non hai ancora
avuto modo, internazionale, nazionale, dimmi tu. Ok, vabbè, nazionale mi piacerebbe sparo grossa, tipo Marrakesh, Marrakesh spacca. Vabbè, ma a me piacciono, loro piacciono, quindi nel senso piace anche quei pechini, a prescindere da... da quel che si dica, io penso che dovunque lo metti a rappare sia più forte di te, non di te come te, ma più forte di me, più forte dell'altro che ci rappa a fianco. Ah, proprio il vero, vero king del rap, dici? Quindi dove lo metti è forte, rappa potente, quindi sì, è molto bravo, mi piace molto. Poi di disco, io una mia considerazione, di disco in disco migliora, quindi c'è cioè, sempre qualcosa, la cosa più difficile per tutti, riuscire a dare un tocco di innovazione. Sì, mantenersi a quel livello, dare innovazione è sempre, sempre difficile, ma poi anche quando lo senti sui featuring, quando parte lui si sente che è forte. Poi ovviamente a livello di testi... quello che si avvicina di più tra loro due è Marrakesh a quello che facciamo noi o faccio io. Invece a livello internazionale ce ne sarebbero tantissimi, ma ho un sogno fin da quando sono piccolo, piacerebbe fare un feat con Nas, però so che è impossibile, ma ci credo. Allora, ti do una notizia, l'avevi detto anche in una stories su Instagram, Nas aveva sentito e ha detto sì. Ok, allora domani parto, vengo in Italia, però poi è partita anche la quarantena per l'America e niente, non se ne può fare. Nas è qui. Però guarda, però facciamo così, se ti accontenti io ce ne avrei uno da proporti che è proprio qua. Ciao Mauri, come stai? Ciao bene. Grande Mauri. Mauri B in the place to be, eccolo qua. Grande. Come andiamo Mauri? Anche tu prima eri in giro a fare la spesa? Sì, no, sono in un locale all'aperto. Sei a festeggiare l'ultimo video uscito, non lo dico sempre, no? Gli after party ormai sono parte di noi. Allora, diceva Claver che di tutti gli MC in Italia con cui vorrebbe collaborare, Mauri B anche no, così ha proprio detto prima, quando non eravate ancora connessi. Non ci credo. Te lo giuro. Cosa... No, beh. Gli ho detto che probabilmente in Italia io sono il più grande fan di Mauri B. Hai capito? Bravo, fai bene. Grande Mauri. Allora, adesso, allora, se tu fossi un trapper menoso come quelli che ci sono adesso, dovresti dirgli: ah, ok, va bene, Claver, dai, ti mando un paio di CD firmati. Cioè, fai ancora il più menoso. Potresti far così. Allora, proprio stavamo parlando del fattore freestyler e ce ne abbiamo tre praticamente qua inquadrati, qua connessi. C'è anche connesso Kenzie, non so se tu vedi dal tuo dispositivo, Mauri, tutte le facce brutte che sono connesse. E connesso Claver. È connesso anche Stritti, ma diciamo ha avuto un problema di connessione prima, è caduto e adesso ne possiamo avere solo siccome stiamo utilizzando questo dispositivo, questo programma, ne può avere solo 6 alla volta. C'è Stritti che è lì parcheggiato, quindi dopo lo mettiamo su per salutare, anche perché poi c'è la sua rubrica. Mauri, noi mentre tu tentavi di connetterti abbiamo passato già un pezzo che è quello di dal titolo Kafka insieme a DJ Fede. Ed è un disco che vede la presenza di tutte e due, di te e di Claver, mentre invece Kenzie ha fatto la copertina, pochi lo sanno. Sì, ho fatto la foto. E, dicevo, questo disco insomma, nonostante tutti i pronostici che dicono qual è il trend, la musica eccetera eccetera, in realtà è un suono che sta piacendo moltissimo anche diciamo ragazzi anche sotto i 20 anni, quindi... Cioè, mi sembra una cosa buona. DJ Fede ci ha acchiappato il periodo giusto, forse, giusto? Sì, vero, ma no, penso che ci sia tutta una parte di gente in Italia che apprezza ancora quel tipo di suono. Certo, magari la tendenza generale è un'altra. Comunque sento anche tanti ragazzi super giovani che preferiscono questo suono qua, boom bap, anni 90, quello che si vuole, però... Guarda, la considerazione... C'è tanta gente che ascolta ancora questa roba qua. Tu lo sai, ne abbiamo parlato ampiamente, penso che è un discorso che facciamo un po' tutti così quando ci si becca in giro parlando di musica, che effettivamente se noi negli anni di quando avevamo 20 anni noi, per non dire sempre anni 90 che sembra sempre una roba nostalgica, eravamo molto, come si dice, funk addicted, quindi suono di 20 anni prima,
sta succedendo la stessa cosa alle generazioni, cioè ci c'è sempre questo passaggio del ventennio, della musica del ventennio che influenza il ventennio dopo. Quindi, sì, ma soprattutto anche come argomentazione, non tutti i giovani si rivedono nel sogno di avere una Lamborghini, cioè, 4 donne, 50 collane d'oro. C'è gente, anche giovani, che ascoltano magari ma quindi l'Italia quotidiana, ma quindi, che si rivedono in quello. Quindi mi stai dicendo che in Italia che la gente dai 16 ai 18 anni non ha una Lamborghini, cioè tutti hanno una Lamborghini, fanno festa la sera con lo champagne. No, infatti, noi ce la siamo comprata col Vuitton. Esatto. Allora, Claver, ti lascio l'ultima domanda che aveva Natasha sotto mano e poi dopo imbattiamo ancora un po' Kenzie, poi ci stiamo avvicinando verso la chiusura, quindi cerchiamo di stare un po' più stretti e ti dobbiamo anche lasciare andare perché hai altro da fare. Dimmi un po', Nati, l'ultima domanda per Claver. Allora, più che una domanda è un props vero e proprio, perché l'ultimo live che ho visto di Claver qua a Torino ha fatto salire sul palco tutta la scena torinese e ha fatto un saifa, in pratica. Tutta, solo i migliori, no? Bravo. No, tra l'altro, vabbè, non c'erano tutti i migliori. Mauri. No, c'erano certo. Mauri, c'era Lince, c'era, oddio, Dafa. C'erano Dafa, Tifa, Dafa, Willy. Willy. E niente, perché l'hai fatto? E niente con le new, tra l'altro, niente. Niente. Sì, no, anche noi diciamo niente, quindi siamo sulla stessa linea d'onda. Beh, allora, io quando vado in città dove conosco delle persone, soprattutto in città che hanno rappresentato tanto per l'hip hop italiano, mi piace stringere legami. Se c'è gente che stimo, mi piace portarla sempre, se vuole, se fa piacere, sul palco. Torino secondo me è stata per anni e anni la città capitale della cultura hip hop italiana, quindi questo è soltanto un mio piccolo omaggio a dei grandi artisti che hanno dato tanto per l'hip hop italiano, come Mauri B, Da Fetti, poi gli altri magari erano un po' più giovani, a parte Kiffa, c'era Willy che adesso sta rappresentando. Come, scusami? C'erano anche gli Smokeout. Sì, sì. E quindi, ecco, un mio piccolo omaggio a ciò che mi ha fatto innamorare del rap, diciamo. Quindi io mi ricordo benissimo quei dischi di Mauri, dischi di Lefty, dischi di Kipaz. Gentaglia, quello è Gentaglia. Records, quindi grande amore per Torino. Vabbè, ho un bellissimo ricordo di quella serata, è stato davvero bello e esaltante. Sì, no, è stato un bel live, sono contento, sì, sì. Bueno, noi siamo arrivati verso la fine, quindi Claver, se tu hai i tuoi impegni, noi ti lasciamo questi impegni. Grazie dell'ospitata. So che sotto forma di Coez prossima volta. Esatto. Io lascio un ultimo saluto da parte del pubblico per Claver, che dice Giuseppe, dice: Claver, aspetto le tue canzoni come si aspetta la fine della quarantena, sei il numero uno. Grande, grazie. Quasi una dichiarazione d'amore. Allora, Claver, sì. ti salutiamo e a tutti, bella Mauri, Kenzie, Strike. Claver, ciao, eccoci. Belli, bella bella, ciao. Allora, salutato Claver, lo ringraziamo ancora della disponibilità, perché sappiamo che ha dovuto interrompere gli in store del suo tour e tutte queste belle cose. Ributtiamo dentro Stritti in modo che la quota Marche rimanga, rimanga sempre pari. Ciao Mauri. Allora, perché Mauri B, ciao, e Kenzie sì. Sono qua? Perché gli rompo l'anima alle 3 di mattina. Questo è sempre il vero motivo del perché. In realtà è perché Mauri ha già fatto uscire 2 singoli di un prossimo mixtape che deve uscire. Kenzie ha già lavorato ad un singolo, sta lavorando al prossimo, e tutti e due questi lavori stanno uscendo per la Family BM Records. Quindi partiamo prima da Mauri. Com'è il titolo del mixtape che già prevede la presenza del pezzo Glock e Zebby, giusto, che sono già usciti? Sì,
Zebby si pronuncia Zebby. Don't sleep on your beats, nel senso che intendevo non dormire sui tuoi beat, era un discorso vario, nel senso a volte si aspetta tempo per avere dei beat originali e per fare dei dischi. In questo caso ho voluto anche solo scaricare dei beat da YouTube, qualunque, di qualunque tipo, anche più nuovi, con sonorità più attuali, e scrivere, cimentarmi anche su con della roba un po' più nuova, un po' più fresca, dei beat recenti. Nel senso è un po' questo. Adesso va tutto a rilento, chiaramente, però un po' di roba già registrata, qualcosa registreremo appena finirà questo delirio. E siamo pronti a sparare la bomba e a trattarlo come un prodotto ufficiale, anche se poi alla fine, essendo basi edite, le metteremo poi sul Bandcamp di BM Records, quindi le troverete lì sia in forma di free download sia in offerta libera. E invece anche tu, Kenzie, ti butto in mezzo, ci vuoi annunciare qualcosa? Stai lavorando? Stai scrivendo? In realtà mi manca un brano da registrare per chiudere un progetto, e quindi appena finisce questa situazione ci siamo. Io spero che appunto questa situazione mi permetta di uscire entro l'estate. Esatto, quindi stiamo mandando un messaggio subliminale a Jack, giusto Jack, fatti sentire. Esatto. sì, cioè fondamentalmente una volta registrato c'è da fare solo il master, perché stiamo andando avanti, insomma. Ottimo. Allora, vi invito a rimanere ancora con noi, tanto oggi non abbiamo trasmissioni rispetto a domani, che invece dovremmo finire proprio in questo orario, perché abbiamo altre programmazioni, ci siamo abbastanza liberi, quindi possiamo sforare anche oggi 10-15 minuti. Vorrei buttare in mezzo, se me lo concedi, Strike, prima Stritti, perché ci sta aspettando fin dall'inizio ovvio. Con la sua rubrica. Adesso lo buttiamo qua in mezzo. Ciao Stritti. Sono molto curioso di sentire la chicca di oggi. Allora, aspettate perché Stritti ha la sua sigla. Noi lo dobbiamo trattare bene perché gli vogliamo bene, alla sua sigla. Giusto. Ciao, sono Stritti e stai ascoltando E che non lo sai. E che non lo sai. No, don't you know. E che non lo sai. No. E che non lo sai? We got flavor. Eccolo qua. Ciao. Ho stoppato perché l'ho preso dalla prima puntata di We Got Flavor, dove sta dicendo ciao a tutti, sono Stritti. Tagliala, no? Lo so, allora, non ho avuto tempo. Facile. Allora, come sempre la mia rubrica è sulle cose nuove uscite da 3-4 settimane. Infatti andiamo nel 92 e che? Allora, questo disco qui, che era Vrexian Effect, Rump Shaker, i Vrexian Effect furono tra i primi a fare, diciamo, dei brani New Jack Swing, però usando il rap, non il soul. Allora, lui è il cugino di Teddy Riley, che inventò il New Jack Swing, e tutti sapevano che nel 92, questa era praticamente la hit di quell'anno lì, di quell'estate lì, era stata prodotta da Teddy Riley. No, non è vero. L'idea era stata fatta da Pharrell Williams, perché Teddy Riley lo vide in un talent show che aveva organizzato lui, e tutti e due praticamente, anche Chad Hugo. E cosa è successo? Niente, quindi andarono in studio con lui gli diede quest'idea, e infatti poi sono andato a vedere su Wikipedia, c'è scritto Teddy Riley. Allora, qua c'è scritto Teddy Riley perché l'idea fondamentalmente era di fare Williams, che era un ragazzino ancora, e però dopo la sviluppò Teddy. Però il testo di Teddy Riley, e qui me l'hanno confermato, è stato scritto da Pharrell Williams. Quindi ha fatto tutto lui, l'altro ha firmato, hai capito? No, è sempre cosa di Ghost, diciamo. Ci sta. Ghostbuster. Questa rubrica si potrebbe chiamare Ghostbuster dopo l'ultima puntata. Chiappa fantasmi, si può essere. Allora ce l'andiamo ad ascoltare, per tutti quelli che non conoscono il pezzo e per tutti quelli che lo conoscono. Quindi Rump Shaker di Wrecking Effect. Shake your brain. All I wanna do is on my Zoom.
check, baby, 1, 2, 3, 4. Check, baby, check, baby, 1, 2, 3. Check, baby, check, baby, 1, 2. Check, baby, check, baby, 1. It's going on, rum shaker. The beach is like sweeter than candy. I'm feeling manly and your shaker's coming in handy. Sliding my claws from New York down by your Virginia. Tickling you around Delaware before I hit her. Toast to seduction from face hips to feet. A wiggle and a tickle can make the night complete. Now since you got the body up the air, come and get the award. Here's a hint, it's like a long, sharp sword. Flip tails and let me see you shake it up like dice. The way you shake it up is turning mighty men to mice. But A-plus got a surprise, that's a backbreaker. Now let me see you shake it up like a rum shaker. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. Check, baby, check, baby, 1, 2, 3, 4. Check, baby, check, baby, 1, 2, 3. 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 Ready with the 1-2 checker. Rex and effects is in effects, but I'm the wrecker. The track bought the honey shaking rumps and they backs it. Booties of the cutie steady shaking but relaxing. The action is packed in a jam like a closet. Beats bound to get you up cold flowing like a faucet. Not me to make you sit, not me to make you jump, but yet make the hotties in the party shake it rump. I like the way you comb your hair, I like the stylish clothes you wear, it's just the little things you do, that makes me wanna get with you, All I wanna do is on my zone, 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 man. Shake it now, shake it. She can spend every birthday butt naked. Body is soft, making me wanna squish up. One test in the game, a rumper like a subwoofer. Shake it to the left, shake it to the right. I don't mind sticking it to her every single night. Come on, pass the poom poom, send it to Papa. Shake it, baby, shake it, don't stop her. Let me see you do the booty hop, and now make the booty stop. Now drop and do the booty rock. The way you're shaking your grills, really kill. It's making brother ills up a whole lot of bills. But I ain't into tricking, just the treating. And I ain't into treating every trick that I'm eating. Nah, 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 nah. Yeah, shake it, baby, shake it down, shake it like that. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. All I wanna do is zoom, 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 and a boom, boom. Just shake your body. Break it down. WNE is in effect. Il pezzo è potentissimo, mi fa ridere che ci sia la tipa con il sax. Aspetta che lo faccio vedere ancora. La tipa con il sax sulla spiaggia, come se mi stesse suonando lei. Sono quelle piccole innocenze, diciamo, fine anni 80, primi anni 90. Allora, proprio con la base sotto, Stritti, di questo pezzo hai qualche altra curiosità da dirci? Allora, di curiosità, no, che la tipa che suonava il sax comunque ci stava bene. Sì. Secondo me, come sì. La mettevi bene. E, però devo dire che, tornando alla nostra rubrica del Covid, giusto. Jesse Jeff. Un attimo inchiodato, Stritti. Okay. Si è frizzato un attimo. Credo che volesse dire, perché l'ho vista, ha fatto un post e una diretta a Jesse Jeff, ringraziando tutti quelli che si sono preoccupati per lui e ha fatto vedere che stava bene. Allora, Stritti, scusa, ti abbiamo perso per un attimo, quindi ti ributtiamo dentro. Eccoci, sì, dicevi? Ripresa. Allora, sì, praticamente adesso sta bene. Però ho saputo che non è nell'ambiente hip hop, però Christopher Cross, di cui hanno preso alcuni sample, ha il Covid. Mannaggia. Perché allora lo dico per Mauri e Kenzie che non lo sanno ancora, praticamente c'è
Un attimo, devo mettere in muto Kenzie che nel frattempo fa sempre trasloco quando ci connettiamo. Dicevo, lo dico per loro, praticamente abbiamo il bollettino Covid degli artisti hip hop che stanno male, ce l'ho da Stritti direttamente. Sto così. Invece, così. Strike, avevi una domanda per Mauri fuori onda, mi hai detto. Sì, ne parlavamo poi fuori onda, no? Clever Gold ha fatto quest'opera con Murubutu ispirato al Dante, all'inferno dantesco. E mi chiedevo, che è un grande regista anche Mauri, su quale opera rapperebbe se gli chiedessero, insomma, un'opera classica italiana, o se hai in mente qualcosa. La cavalcata delle valchirie. sarebbe bello fare la sopra, non sarebbe male. Beh, è un porno rap, abbastanza hardcore. Aspetta, qua, scusate ragazzi, ma qua ci stava proprio bene, scusate. Tutta l'Italia dai balconi. Intanto voglio salutare anche Cedric, che dice che ormai siamo un appuntamento fisso, che siamo stilosissimi. Grande Cedric. Grazie Cedric. Abbiamo imparato da lui a essere stilosissimi. Esatto. Invece Kenzie, tu ce l'avresti un'opera sul quale rapperesti? Un'opera lirica? No, boh, forse La coscienza di Zeno, per rimanere sul felice. Tra l'altro credo ci sia, se non dico stupidaggini, c'è un pezzo fatto da un rapper italiano, credo. Ah sì? Credo che sia. Vabbè, proprio La coscienza di Zeno, non vorrei dire cavolate. Cioè, stavolta non voglio dirla per sbaglio, le cavolate le dico sempre apposta, ecco. Stavolta così. Vabbè, se comunque, non c'è qualcuno lo sta facendo adesso in questo momento. Devo andarlo a cercare. Mi ricordo che forse c'era. No, ecco, c'era un rapper. Che si chiamava Zero. E parlo proprio veramente di 20 anni fa. Aveva fatto La coscienza di Zero. Adesso si Zero. Proprio dosi di vecchiaia, mi manca solo il brodo di pollo e siamo a posto oggi. Noi siamo arrivati siamo andati oltre le 5, siamo alle 5-7 minuti e quindi è arrivato il momento di salutarci e rinnovo l'invito a Mauri e Kenzie tutte le volte che volete, in questi giorni di quarantena, soprattutto se volete connettervi con noi, basta che scrivi, noi mandiamo il linkettino, vi buttate dentro, facciamo quattro chiacchiere. Va bene. Invito rivolto ovviamente anche i nostri amici che ci stanno seguendo e soprattutto i ragazzi che condividono di più il nostro video, gli manderemo il link da Facebook per poter entrare anche loro e poter parlare con i nostri ospiti. Quindi partiamo prima dai nostri ospiti, partiamo da Kenzie che si è connesso poco prima di Mauri. Grazie Kenzie, grazie a voi, dai, ci sentiamo questi giorni, ci facciamo qualche altra chiacchierata. Ma anche perché ho un'idea sul discorso dell'NBA di che te ne volevo già parlare da un po' magari di tempo. E oltre al fatto che mo è ferma pure quella, però si può parlare del vecchio. Sì, ma si può parlare del basket tut court, buttare in mezzo anche Deal che lavora 27 ore al giorno, vediamo di buttarlo in mezzo. Tra l'altro tra pochi giorni esce il documentario su Netflix dei Bulls del 96-97, del tripito, roba lì. Molto figo. Quando compravo i berrettini dei Bulls pure io, adesso è mio figlio che se li compra. Quindi lo guarderemo assieme. Invece ti ringrazio Mauri di esserti connesso, noi siamo sempre qua quando vuoi e quando finalmente si potrà andare in giro ti aspettiamo in studio e soprattutto quando sarà pronto. Ciao, il mixtape, faremo faville quel giorno. Anzi, ti invito, se sei sveglio, giovedì mattina alle 11 faremo il collegamento con i Jailbreakers. Il Jailbreakers il giovedì alle 11, quindi giovedì 9, alle 11 del mattino faremo il collegamento con i Jailbreakers, scusate, ho messo in muto Kenzie che stava guidando, che presenteranno l'EP nuovo dove ti vede protagonista. Bella, una traccia. Sono contento che esca, finalmente. Eh sì, abbiamo aspettato un po' di tempo, il momento opportuno per cui la musica funky jazz tornasse finalmente di moda ed è in testa a tutte le classifiche. Era pronto da un po' di tempo. Compreremo un'altra Lamborghini, dai. Esatto. Quindi grazie Mauri. Grazie a voi, un saluto, ciao. Ciao Mauri, ciao. Ciao Mauri.
Bella. Ringraziamo anche Super Stritti, grazie per darci queste chicche. Come puoi sentire in sottofondo, sto ancora passando la strumentale di Ramp Shaker, la versione, diciamo, una versione che abbiamo trovato qua su Spotify. Guarda che c'è Strike che ti dà il pugnetto alla tua sinistra. Quindi vai, quella a destra, vai. Sì, bella, tanta roba, hai visto? Ha spaccato. E ovviamente ringraziamo Strike e Natasha, noi siamo sempre qua, vediamo magari anche domani mattina ci inventiamo qualcosa per fare la diretta, tanto noi ne annunciamo sempre 3 o 4 ore prima. Dormire è un dettaglio, tanto che devi fare questi giorni. Ringrazio anche Master 5 che vedo nella finestra, peccato non ho potuto parlare fino adesso, potevo fargli due domande. Va bene, ragazzi, io il pugnetto. Johnny, aspetta di qua, aspetta, dove sei? Aspetta un attimo, eccomi qui. Di qua, d'altra parte, vai così, vai. Mi è andata. Allora, lo volevamo mettere come pezzo iniziale, invece lo mettiamo come pezzo finale, così ci facciamo, siamo tutti contenti pure noi. Volevamo mettere un pezzo dei Beatnuts, si chiama Get Props, visto che la gente ci fa i complimenti, allora la dedichiamo a noi e a loro per questa trasmissione. Ci vediamo domani abbiamo come ospite domani rullo di tamburi, squillo di trombe, aspetta, vediamo se c'ho il rullo di tamburi sotto mano, eccolo qua. Esa sarà con noi domani pomeriggio, quindi ci divertiamo. El Prez. Get Props anche per lui e ci sentiamo. Uba, you gonna be ready? We got a live feed in 30 seconds. Yeah. Alright, man. I'll see you then. 2000. Ladies and gentlemen, I found it. I want you to meet the baddest motherfucker in town. Right on. Who is it? Well, it's Grand Pooba, honey. With my man Snot Doogie Love. Dropping 2000. Dig the way this go down.